Seconda domenica del tempo di Avvento comincia l'avventura del Vangelo, perché proprio noi leggeremo in questa domenica i primi versetti del più antico dei Vangeli. Marco, che è il più primordiale, il più arcaico dei Vangeli, comincia così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco. Dinanzi a te io mando il mio messaggero. Ecco, viene qualcuno. Quando il Vangelo inizia, deve arrivare qualcuno, un messaggero, colui che deve preparare la via del Signore. Ed è Giovanni, uno che battezza nel deserto. Perché sta nel deserto? Perché nel deserto l'uomo è stato portato dal peccato, fuori dal giardino. In Genesi 3 noi vediamo che per la storia della disobbedienza l'uomo perde la bellezza, perde la floridezza del giardino di Eden. Ecco, è nel deserto che si deve camminare per tornare al Signore, è nel deserto che il Signore ci viene a cercare. E c'è un battesimo di conversione, è una abluzione che Giovanni fa e che prepara il battesimo nello Spirito Santo che porterà il Signore Gesù. È un battesimo di conversione. Nel deserto noi abbiamo un'occasione, quella di renderci conto che dobbiamo cambiare direzione. L'atto della conversione fondamentalmente intende questo riorientarsi dell'uomo, questo suo andare oltre il suo modo di pensare, ed è una conversione per il perdono dei peccati. Qual è il vero tema? Il tema è la misericordia. Il tema è riorientarsi all'amore di Dio. Allora, questo Vangelo è l'annunzio di questa esperienza, l'esperienza del perdono dei peccati. Infatti, vanno tutti. Dalla Giudea, gli abitanti di Gerusalemme, tutti vogliono fare questa cosa qui. Lui si è messo in questo posto sperduto, lontano, e tutti accorrono. Perché? Perché quando appare la possibilità di ricostruire veramente la propria vita, la possibilità di liberarsi dai propri errori, di liberarsi del male e di conoscere, incontrare la potenza del perdono di Dio, ecco. La gente viene, la gente accorre, tante volte non si capisce come mai no, non viene così tanta gente, non è che siamo veramente così pieni di gente che ci bracchi, che voglia venire da noi, che ci circondi, forse perché non annunziamo la conversione, forse perché non annunziamo il perdono dei peccati, però è interessante. Giovanni, per annunziare questo perdono e per annunziare questa conversione, è vestito di peli di cammello. Ma che diamine di vestito porta? Con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangia cavallette e miele selvatico. Che dieta strana. Che cos'è? È tutto molto primordiale, è tutto molto essenziale, veramente non è niente di metropolitano, sta nel deserto. Vive secondo una dimensione che è la dimensione molto pasquale, di chi si è azzerato e è cinto di pelle attorno ai fianchi. I padri della Chiesa dicono delle cose favolose su questi aspetti, di questi dettagli, e mangia cavallette e miele selvatico. Beh, diciamo così che sta citando tante parti della Scrittura, ma soprattutto è quando si ritorna all'essenziale. È quando si ritorna a ciò che è elementare, queste vesti e questi cibi così arcaici e nello stesso tempo preculturali, prima della sofisticatezza. Ecco, dirà più avanti Gesù: chi siete andati a vedere nel deserto? Una persona avvolta in morbide vesti? No. Quella sarebbe stata in un bel palazzo. Ecco, Giovanni lo si va a vedere perché è autentico, perché è essenziale, perché
perché è primordiale, perché torna a quello che veramente conta, a ciò che veramente è importante. Abbiamo bisogno di spogliarci degli orpelli della quantità infinita di sopravvesti che abbiamo addosso, quanti ammenicoli, quante cose che non ci servono. Bisogna fare esperienza di distacco, di semplificazione, e allora può venire colui che è più forte. Dice: io non sono degno di chinarmi a slegare i lacci dei suoi sandali. Tutto questo fa riferimento a chi veramente deve arrivare, ed è lo sposo, che deve impalmare la sposa che gli spetta. Quando un uomo rifiutava di sposare una donna e un altro uomo la prendeva, doveva slegargli il legaccio dei sandali, e quindi poteva finalmente prendere i sandali dell'altro, che era un gesto simbolico per rappresentare il passaggio del diritto di una sposa. Ecco, Giovanni dice: no, io non sono degno di fare questo. C'è qualcuno che ha diritto di sposarci, qualcuno per cui bisogna spogliarsi delle cose stupide, bisogna tornare essenziali, bisogna tornare noi stessi. Bisogna tornare crudi, asciutti, semplici. Allora lui ci potrà sposare nella fedeltà, nella giustizia, nella bellezza. Abbiamo bisogno di essere noi stessi, semplici, privi di vesti inutili, privi di ruoli inutili. Essere ciò che siamo veramente, dei figli di Dio, che sono la Chiesa e sono fatti per unirsi, una carne sola con il Signore Gesù Cristo. Lui solo ha diritto di averci. Ecco, ci inoltriamo ancora con questa seconda domenica di Avvento nell'avventura dell'incontro con Lui. Abbiamo bisogno di questa semplificazione, abbiamo bisogno di preparare la sua via, abbiamo bisogno di ascoltare questo messaggero austero che è Giovanni Battista, che ci dice: torniamo nel deserto, diventiamo semplici e il Signore ci può prendere. Torniamo nelle cose elementari, torniamo in noi stessi e riconvertiamoci al suo amore.